tanti gli auguri. Glieli ho fatti stamattina appena mi sono svegliata, cioè tardi, quando per lui è già tipo notte. Però adesso, mentre ero di là, che aspettavo di essere chiamata, mi è arrivato il messaggino con il video che indossava quello che io gli ho regalato, cioè un giubbottino con una t-shirt, perché ogni anno è sempre lo stesso regalo, giubbottino a vento, perché arriva, sta per arrivare l'estate, no? Quindi, certo, giustamente la sorella pratica manda il giubbottino a vento. L'anno scorso era azzurro, quest'anno era verde militare con magliettina fucsia, va bene? D'accoppiamento. È perfetto, potresti regalargli anche questa collana che è strepitosa. Questa collana ha una storia lunghissima, arriva da Parigi. Vabbè, 15 anni fa una scultrice russa che pensa, e proprio guarda, la scultrice per te, perché lei, a parte fare quadri importanti, sculture, fa queste collane dedicate alle donne, però alle donne particolari, questa per esempio ti vuole ricordare, non dimenticarti mai di giocare. Ah, quello non ce lo dimentichiamo mai. Peppe, no. Tu conosci sì. Il suddetto col quale ti accompagni tutte le mattine? Direi proprio da in un programma peraltro veramente super innovativo, perché Morning Show così non si è mai visto alle 7 del mattino su Rai 2, però eravate due pischelli. Sì, eravamo giovanissimi, lui aveva i capelli, io già non li avevo, lui aveva il capello fluente. E questa era causa di frustrazione, Peppe? No, quello mai, grazie a Dio, insomma, casomai qualche altra cosa, no, al di là di tutto. Cosa? Ci conosciamo, no, non è che si può dire tutto proprio. Invece indaghiamo, cos'è, cosa? No, assolutamente, era una battuta stupida. Cioè, ci conosciamo dagli anni 80, da quando eravamo giovani e iniziavamo... diciamo così, in quelli che sono state, è stato un mondo di palestra per tanti, e lo è stato anche per noi, e diciamo che sicuramente Fiorello ha rappresentato, anche per chi fa questo lavoro ancora adesso, un punto di riferimento. Eravate nello stesso villaggio? Sì, un po' di volte, tante volte. Sì, e chi faceva ridere di più? Qual era la differenza fra voi due? Ma c'erano tempi diversi. Lui era un grandissimo improvvisatore, con niente riusciva a fare spettacolo, anche perché capitava che addirittura finivamo una cosa tipo che era finita da un'ora, e lui poi riprendeva e il teatro si riempiva un'altra volta. Era era proprio a briglia sciolta, era così. Insomma, lui si inventava di tutto. Addirittura una volta eravamo in un tour in Germania, pensa, senza parlare una parola di tedesco. Siamo riusciti a intrattenere soprattutto lui, gli abbiamo dato questo nome tedesco che era Plünken, che sarebbe Fiorello in tedesco, e siamo riusciti a facevamo un tour proprio per promuovere il turismo italiano in Germania. E ridevano, cioè non so per quale motivo, ma ridevano, non lo so. Lui non la racconta lo so, sempre questa cosa, Rosario, credimi. Racconta sempre questo aneddoto, Plünken. Perché ci ho convinto i tedeschi, questi ridevano, cioè io non so quello che gli ho detto. No, guarda, io lo accompagnavo con la chitarra, improvvisavamo, facevamo duetti, e poi lui finiva col pezzo suo storico, che era Rambo, che era stato un pezzo però ce n'erano a cui tanti, lui era molto attaccato. Tanti, no, talenti nei villaggi. Ah, certo. Guarda, proprio, c'erano veramente... Tu che di 6 anni più piccola, no? Sì, ma io i villaggi li ho fatti praticamente sempre, sempre partivo, stavo lì 2 settimane o con mia mamma, o ho fatto anche... Io ero dedicata ai bambini. Quei bambini, mi ricordo. E li facevo divertire, devo dire. E qui ne parla Fiorello. Eccoli, che belli, accidenti. Questi pischelletti, complimenti. Hai capito qual era l'invidia? Questa era, vedi, che lui era bello, io un po' di meno. Quindi era solo quello. Ma quando faceva le multe alle donne in top, le si vestiva da carabiniere, allora, devi sapere. Perdonà l'arma, lo perdonò. No, aspetta, è successa una cosa allucinante, che quando fece questa cosa era il tempo, diciamo così, gli anni 80 della Puglia, no? Dove dall'Albania arrivavano un po' di cose, cioè un po' di ciaffece, diciamo così, di sigarette, il contrabbando era una cosa che esisteva. Quindi c'era un elicottero dei carabinieri che vede questo carabiniere in spiaggia con un altro con un capannello di persone, credendo che fosse qualcosa di grave. L'elicottero è atterrato nel campo di calcio e sono andati a soccorrere, non vi dico con che cosa è successo a quel direttore, che poi era Tata, tra parentesi. Ah, certo. Ma fece insieme anche il matrimonio finto, che ci facevano gli auguri. 200 a casa. Regali, prese 200 sì, regali, il matrimonio finto, che era sposato per finta. Allora, con la sua fidanzata, capo villaggio del ufficiale. E questo matrimonio, quindi tutti ci facevano gli auguri a casa. Mia mamma dice: sì, ma che è successo? Si è sposato?
non ne dissi niente. Perché era, la cosa era fatta proprio, cioè il vestito 200, perfetto, certo. Gli invitati. I 200 regali poi furono messi all'asta e dati, sì, soldi in beneficenza. Perché ovviamente, certo, le persone non li volevano più indietro, ma li avevano fatti realmente. E quindi ci fu un'asta di beneficenza. Questi... Ma quante ne abbiamo questo fatto? Questo guizzo così beato che ti incontra, giustamente. Vai, questa è quando un'intervista dell'87 in cui lui racconta appunto la sua esperienza negli... come animatore nei villaggi. C'è anche un video con lui, che con voi che cantate, Ale, solo che si vede già il marchio, no, non, ecco, non l'abbiamo preso perché non si può vedere il marchio, ma c'è un video, se voi googlate li trovate, siete favolosi tutte e due e cantate una canzone nei villaggi. Sì, sì. Io l'ho scoperta per caso, universale. Bravissimo, sì, sì. L'ho scoperto per caso, dico, ma questo è Fiorello, ma questo è Peppe, sì, e eravamo proprio loro, quindi sì, eremo noi. Cercate in giro, era, com'è? Eremo noi. Eremo noi. Eremo. Vai. Mi chiamo Fiorello. Vengo da una famiglia povera e ho scelto questo come lavoro. Lavoro? Ma che lavoro? È una vacanza. Vacanza? Ma che vacanza? È un lavoro. Lavoro? Vacanza? Qui non si è capito che cos'è. È un divertimento. È un lavoro. Sulla carta c'è scritto che io faccio questo lavoro. Per me non è un lavoro, capito? Però quando la gente me lo chiede, io dico sì, faccio questo lavoro, se no, che dico, non faccio niente, faccio l'animatore. E come ci sono arrivato? Per caso. Per caso, cercavo un lavoro, sono andato all'ufficio di collocamento, ecco, l'ho trovato. Anzi, no, della realtà ho iniziato come cuoco. C'era questa chiamata per cuoco, mi sono presentato, io il cuoco non è che lo sapessi fare. Ho iniziato a fare un po' di cacciare in cucina, dalla cucina mi hanno passato al ristorante mi hanno passato al bar. Dal bar i danni erano troppi, perdite di bicchieri, perdite di incassi, di guadagni. Ho detto, guarda, fai una cosa, mettiti a fare l'animatore, che forse rendi di più. Ho cominciato a fare il disc jockey. Va bene, va, nei villaggi ragazze ci si divertiva. Sì, io ci sono mai andata, devo dire. No, vabbè. Io sono stata un po' furastica, io andavo in giro, viaggiavo. Vabbè, facevo... questo è tipico però, fammelo dire, da quella ragazza snob che non andava nei villaggi e girava il mondo hippie. Sì, dai, dai. Capito? Sì, di la verità, sì, di la verità, sì, che i villaggi no, ci vanno solamente quelle delle persone. Magari, a me piace organizzare la vacanza da sola, dilla tutta. Non solo, andiamo in giro per il mondo, non so, quei posti sperduti dove non andava nessuno. Ti posso dire, ci andrei più ora che a 16 anni, perché a 16 anni ero più cerebrale, mo sono diventata più allora scema. Vero, mi hai dato ragione, hai ragione. Era così. È perché la, qui presente Catena, che adesso lei non ne vuole parlare, lei è una scrittrice favolosa sull'amore. Ah, Ciatuzzu è l'ultimo libro, lei non voleva che lo dicessi, no, ma lo dico dire. Io perché te lo meriti, hai sempre un occhio, un'attenzione per tutte le persone che sono intorno a te, come tutte le scrittrici, per cui capisci gli altri. Senti, intervista fantastica di Tommaso Labate, racconta a appunto tuo fratello Fiorello, racconta il suo incontro con Little Tony, meraviglioso. Lui aveva non bastava, i biglietti costavano, i soldi per andare al concerto non c'erano, ma io avevo l'arma segreta, io avevo il cugino Nino. È vero, che era Nino di Cita. Vigile urbano, che quindi, certo, lo fa entrare, lo fa entrare nella roulotte. Dov'è che lo fa entrare? La porta d'ingresso è una roulotte, eccola qui. E ero la luce che emanava, non avete idea, c'era luce ovunque. Sì, Little sì, Tony. Sì, sì. Perché lui adorava Little Tony per il carisma, luce, ma anche per lo sbrilluccichio delle gemme sui vestiti con delle frange che spuntavano da tutte le parti. Non solo, lui ha ricevuto la dedica che per anni ha tenuto proprio come, cioè, che se la guardava di continuo, perché lui tipo aveva detto, ah no, poi lui lo aveva avvicinato, lui lo racconta sempre, e le aveva dato un buffetto qui dicendo, ehi ragazzino, e lui questa cosa l'aveva presa, capito, come una benedizione, era come... Ma ha avuto sempre il mito di Little Tony, sempre. Cioè è stato proprio per lui, questo incontro è stato un impatto davvero stravolgente. E Nino Niscita l'ha ringraziato per sempre, perché questo nostro cugino di Letoiandi, che era, però era vigile urbano, mica così, il comandante dei vigili urbani di Letoiandi. Quindi quando è arrivato in concerto... Non ce n'era per nessuno, levatevi di qua che devo passare. E porta Rosario proprio sotto il divo, e perciò lui è impazzito quando l'ha visto. Viva Radio 2 stamane, 16 maggio, c'era anche poi Claudio Baglioni, no? Certo, perché... Laura Pausini. Ah, oggi sì, davvero, anche Laura. Auguri a tutti. Nico. Avviva!
ci sono lacrime di gioia, lacrime di risate, lacrime, lacrime di commozione, di commozione, maledetta, di commozione, amici. Oggi è un giorno di festa. 3, 2, 1, via, allargatevi. No! Anche lui, no, devo dire, il nostro Casciari oggi si è commosso poco fa, si è commosso. Ed era bello vedere queste lacrime che andavano per i fatti suoi. Anche le lacrime. Anche le lacrime. Bello, dammi un bacetto, a papà. Dai. No, tu no, me ne hai già dati troppi. C'era anche la figlia, no? Sì, Angelica era proprio dietro. Ma lei ha cantato oggi, sorpresa per Rosario, non sapeva niente. Angelica ha suonato e cantato, a sorpresa. Meraviglia. Si è emozionato Rosario in un modo. Ma Rosario celebriamo i compleanni oppure no? Lui dice di no. Poi fatemi le sorprese, però vorrei sapere che mi fate, che succede. Quindi non sai mai che fare. Esatto. Per esempio Laura Pausini ha fatto una sorpresa, un video sorpresa, me l'ha mandato a me. Io dicevo agli autori, glielo diciamo. Però poi lui dice, ma la Pausini ha mandato qualcosa? Lui non sa mai che dire. Ci tiene da morire, era veramente tanto felice che oggi. Quell'anima un po', no, il doppio suo, che è una cosa, può piacergli da morire, però poi la rifiuta, però siamo tutti a casa, in altre case, ma nella nostra sicuro. Tutto un amo troppo, non lo voglio sapere, no. È tutto uno storm und drang, così tormentata? Io? Diciamo un po' travagliata? Beh, no, sì, beh, certo. Ma poi sai cosa penso? Aspetta, chi sa far ridere così, però non può, cioè deve avere anche sto travaglio, se non ce la fai. Ma diciamo la verità, tutti gli artisti hanno un po' di travaglio, eh. Come se Freud avesse curato Dostoevskij, non avremmo avuto Delitto e Castigo. Quiz, vai! Eccomi qua, vai, ma prendo il posto. Vieni qua, canta Sereboccia 2, che deve partire la pubblicità. Quindi adesso è il momento del nostro amico. Poi vi dico di Variety, giusto? Variety che ha parlato di voi, del programma, vabbè, non so se vi rendete conto, altissimo livello americano, vai Cannolet. Tommasini sta già tremando. No, io sono nel bagno. No, resta dove sei, perché mio caro Peppe, cara Catena, e naturalmente Fiorello, noi abbiamo anche noi il nostro Golden Minute qui, anche noi qui abbiamo un quiz che rimane in sospeso per la pubblicità, e quello di oggi ovviamente è ispirato alla parola Fiorello. La domanda è questa qui, ci siamo ispirati a un altro grande Fiorello, un sindaco di New York che ha dato anche il nome a un aeroporto. Cosa fece il sindaco di New York, Fiorello LaGuardia, nel 1945? L'ho preparata apposta per Tommasini questa. Cosa fece? Recitò il rosario al Central Park, lesse un fumetto alla radio, cambiò il proprio nome in Giuseppe o aprì una catena di pizzerie? Pubblicità! Pubblicità! Google è schiaccio. Cannoletta, passo i copioni sui letti. Noi stiamo ripulendo tutto. Questo va bene, i dati dell'amministrativo vanno bene, vai. Possiamo andare? Sì, si parla di Fiorello. Si parla di Fiorello e di un altro grande Fiorello, Fiorello LaGuardia, che è un grande sindaco di New York, che ha dato anche il nome appunto a un aeroporto. Fece qualcosa di molto speciale nel 1945. E se voi notate, fra le varie opzioni, ci sono dei piccoli omaggi ai fratelli Fiorello, perché in realtà c'è Rosario, c'è Giuseppe, vedi che è carino. Ecco. Vedi c'è anche qui Giuseppe, un omaggio a Quintale, c'è la catena di pizzeria, c'è la radio, che è comunque un grande mondo di Fiorello. Questa è una cosa geniale, Santoro, cioè, Cannoletta Santoro, maestri, geni. Però adesso Tommasini, in tutta questa melassa, ovviamente abbiamo bisogno anche di sapere qualcosa. Stiamo consultando. Ho Catena Vicino che ha studiato. Secondo me ha recitato un rosario Fiorello nel parco. A Central Park. New York, dai. Ma perché avrebbe recitato nel 45? Anche perché in quegli anni sì. Invece può essere che il fatto del cambiare il nome?
Tu pensi che abbia cambiato il nome alla fine della sua vita, perché lui è morto 2 anni dopo, e alla fine della sua vita lui ha deciso di cambiare nome. Oddio, secondo forse te è catena? No, aspetta. No. Se alla fine della sua vita non è proprio scemo. Non c'entra la radio. Peppe, cosa dici? C'entra la radio. La radio, sì, anch'io. La radio. C'entra la radio. Eva? No, Rosario no, è impossibile. New York Central Park. Il nome perché di Giuseppe, no, un italiano che deve la radio. No, anch'io la radio, perché parliamo del 1945. Ci sta. Quindi tu dici la radio. Rapidissimo, Pini. Allora, intanto Fiorello, il sindaco, era chiamato The Little Flower per il nome di battesimo e per il fatto che era di bassa statura. Come Blumchen. Seconda Idol cosa, lui aprì una pizzeria. L'orgoglio italiano. Esatto. Originario di... una catena di pizzerie che chiamò, appunto... tipo la pizza Margherita Fiorello. Ecco, che stai a dire? Ma che dici? Salutiamo anche tu. Ha popolato molto lui. Salutiamo anche un bellissimo locale a New York, Fiorello. È bellissimo. Vero. Salutiamo anche Cerignola, che era la città da cui venivano i genitori di Fiorello La Guardia. Ultimo, Mezzancella. Giuseppe La Guardia suona proprio bene. Giuseppe ha cambiato nome. Ha cambiato nome. Diamo la ragione invece a Peppe Quintale, che ha azzeccato. Perché Peppe cosa fece? Metto alla radio, vi dico in 10 secondi, cosa successe. Premio. C'era uno sciopero dei distributori di giornali, allora lui, per fare in modo che ai bambini di New York non mancassero i fumetti, lui li lesse a loro alla radio. Beh, guardate che bravo. Ma te te le scrivono, giusto? No, le scrivo io. No, le pensa la notte. Non sei del bella mistero. Bella questa cosa di Fiorello La Guardia. Bella, bella. Bravo, bravo. Viva Rai 2! Medley con anche il nostro amico Luca, ovviamente Peppe, vai. Allora, siamo pronti? Tutti rindo glass, e 3, e 2, e 1, yam bell, yam! Biggio, fai finta di svegliarti, sì. Ma la fa bene perché me l'avevo preparato. Oddio. Eccolo, bravo. Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva, accada quello che accada, sono vivo e sei viva. No, incredibile, che è lui, secondo me è lui. Oh ragazzi, allora sono qua, sono Giovanotti. Cioè, ma incredibile, ragazzi. No, ma tu sei sei un socio ufficiale, c'hai pure i tatuaggi. Ma quale? Non ci posso credere. È facile, fai. Chiudi. Quindi funziona, a me posso riprovare l'ultima volta. Sai cosa piace tanto ai bambini? Che cosa? Il nostro Shaggy, Gigi. E chi è che ce l'ha insegnato? Il nostro coreografo Luca Tomasi. Shaggy, Gigi. Shaggy. Variety, iconica rivista statunitense, ha scritto: la risposta italiana agli show americani del mattino è un fenomeno, è condotto dalla vulcanica megastar siciliana Rosario Fiorello, che sta dando nuova vita alla televisione italiana. Vabbè, stupendo. Ma Rosario l'altro giorno ha detto: io non so quello che c'è scritto, però è la traduzione. È vulcanica per forza, ragazzi, è Catania, il vulcano, è l'Etna, è tutto, cioè c'è qualcosa che ribolle così. E beh, non la scindi la Sicilia, comunque, da certe personalità proprio è... E dice anche che ha rifiutato una parte in The Tourist quando hanno girato a Venezia, e ho detto: perché non usi il vero concierge dell'hotel Danieli, parla più lingue di me. Ha ragione. Non l'ha presa bene. No, perché poi tra l'altro, perché The Tourist, io ho fatto le coreografie, tra l'altro, però Rosario venne chiamato e giustamente Rosario dice: perché usate gli attori italiani, quelli famosissimi in Italia, che si riducono a fare il portiere, l'usciere? Prendete l'usciere e il portiere, che fa veramente quel mestiere. Giustamente. Ecco. E peraltro racconta anche che fece un cameo in The Talented Mrs. Ripley. Sì. E ho ricevuto una lettera da Harvey Weinstein che diceva: chi pensi di essere? Perché voleva interpretare un ruolo in Nine. Te l'ha raccontata questa cosa? Io c'ero, lavoravo con lui. No, vabbè, quindi che successe? Il film fu girato a Ischia, quindi insomma ero là. E lui non ha mai avuto questa ossessione di diventare famoso in America. Quindi anche con Mike Buongiorno lo fece arrabbiare da morire, perché
ci fu un no, perché Mike voleva a tutti i costi e mi chiedeva, per favore convincilo tu ad andare in giro in America. Loro devono fare gli italiani che andavano in giro in America, anzi mi pare travestiti tipo da barboni, e dovevano interagire con le persone per strada. Ma lui non ha mai avuto, anche quando gli è stato proposto altre volte, perché ha avuto tante proposte per la me, tante, proprio tante. E perché secondo te? Perché lui dice, ma io sto già bene qua, ma basta l'Italia. Ma forse l'allergia all'aereo, cioè no, forse no, la paura no, di viaggiare in aereo, perché a lui, ha sempre avuto questa fobia. Basta quello che l'ha avuta un po', la fobia fa, di viaggiare l'aereo. In aereo. No, sì, ce l'aveva, ma non ha più ultimamente questa. Ultimamente l'ha superata. Sì, e che lui è soddisfatto di quello che fa, gli basta, quindi dice io non sento questa necessità. Lui dice ha rifiutato, ha ricevuto una lettera da Harvey Weinstein, che diciamo sappiamo che adesso sta con un bellissimo, perché ecco, esatto. Però sì, non l'ha presa bene, per tutte le, insomma, le casi di molestie, violenza sessuale, grande denuncia hollywoodiana, che diceva chi ti credi di essere, non lavorerai mai più a Hollywood. E ho pensato chi se ne frega. Gli auguri di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Ciao Serena, ciao amici di Oggi un altro giorno, io e Mauro, che siamo il braccio destro e il braccio sinistro di Rosa. Aspetta, dobbiamo metterci così, ecco, perfetto, ecco così adesso, ecco, sì. Il braccio destro e il braccio sinistro di Rosario, volevamo approfittare di questa festa che state facendo in suo onore per il suo compleanno, per augurargli anche noi cosa? Ma è il suo compleanno? Ma certo che è il suo compleanno, il 16 maggio, è oggi, no? Madonna, io allora mi sono dimenticato. Dai, allora, visto che siamo qua e noi lo conosciamo bene, lui da quanti anni... Quanti segreti, posso dire? Diciamo una cosa che non sa nessuno di Rosario, così, proprio uno scoop, vai. Beh, arriva sempre prestissimo, se si sveglia, dorme quasi niente. Ma lo sanno tutti, Mauro, questo lo sa Mauro, lo sanno tutti. Aspetta, aspetta, ce n'è un'altra, dove va? È finita così, ma dobbiamo fare qualcosa di... Ma il napoletano, vai. Ehi, sono qua a festeggiare. Dinto. Auguri. Dinto bar delle Guerre Stellari. Auguri. Ehi, auguri da Casciari, da Bigge. Stiamo a festeggiare, a pazziare. Auguri, auguri. Viva Rai 2, ma è vero che passa sempre da mamma? Certo, certo, ogni giorno. Sì, finisce la puntata passa, e poi la va a salutare. Senti, però, mentre guardavo questo video, mi preme dire una cosa importante che riguarda Rosario. Diciamo. No, perché proprio adesso, mentre guardavo, ho rivisto e mi è venuta... è passato un soffio con il ricordo di Maurizio Costanzo. Allora, mi preme dire una cosa. Sì, è vero, lui ha avuto dei talent scout che hanno scoperto il suo talento professionale, ok, tutto bene. Però se c'è stato qualcuno che nella vita è stato il suo talent scout della sua persona, l'anima sua... che si è occupato della sua, leggere, della sua serenità, del suo, di farlo stare bene, di dargli una chance vera e importante, ecco, io penso che, e non credo di pensarlo solo io, che è stato Maurizio Costanzo, sicuramente. Si è occupato tanto, e noi gli siamo grati anche per questo, lo sappiamo. Sanremo 2021, il Sanremo della pandemia, ce lo ricordiamo tutti, e quella fu una grande prova del servizio pubblico e anche di generosità da parte di questi due conduttori, cioè da parte di Amadeus e di Fiorello, che non lasciò solo Ama in un momento così drammatico per tutta l'Italia. Sanremo, un sprazzo di gioia c'era, e con Sanremo c'era anche Rosario Fiorello. Adesso preferivo la platea vuota È poeticamente spettacolare, certo. È una meraviglia, levatemeli, vi prego. Allora, di amici, se fammi una cortesia, tu c'hai la bacchetta, no? Fatti in giretto, scoppiali tutti, levali. Che se sento ma che è? Ma perché sto... Ma chi che fa scoppiare i palloncini? Sognavo sto momento, cioè, averli tutti qua, guarda che figata. Ma come sei vestito? Ma sei... Ciuri! Oh, fammi scoppiare. Ma come sei vestito? Ma che figata, ragazzi, è bellissimo. Come sono vestito? Ma sei un elegante. Mi fai una qualsiasi musica? Cioè, guarda, ma non mi... Sei elegantissimo. Non sembro, non so, un Magritte. Vai. Provare la forza di sorridere in quei momenti è stato bravissimo. Davvero potente. È un'iniezione di potenza, no? Perché... Chiunque abbia lavorato a teatro sa benissimo che senza il pubblico non si può andare avanti. Senti, raccontami di quando alle 5 del mattino svegliò
svegliaste tutto il villaggio? No, ci fu una, praticamente una scommessa fatta con gli ospiti, cioè della serie, guardate, se proprio volete domani mattina volete vedere che vi mettiamo la sigla alle 5 del mattino? La cioè, sigla del villaggio. La sigla del villaggio, eccetera. Ah no, ma è presto, è tardi. Sì, va bene, parte la sigla alle 5, si svegliano tutti. Tunisia, El Kebir, peccato che accanto dormisse un dirigente molto importante di una compagnia aerea tunisina che chiamò la polizia. Quindi la polizia arrivò e disse: chi è il direttore? E tutti indicarono quello lì. E ovviamente Umberto Mauro, uno insomma, il suo storico, è stato tutta la giornata, diciamo così, in commissariato per tentare di apparare quello che aveva fatto il ragazzo. Senti, così. Grande merito familiare ovviamente di mamma Sara, però anche di papà Nicola, che come sappiamo è andato via troppo presto e che era il vero, la vera anima comica brillante, più sì, che comica, della famiglia. Ma è vero che diceva: non ho paura dei cattivi ma degli stupidi, grande verità? Mia nonna catena d'amore. Ah, questa è la tua diceva, nonna, certo. Perché siccome lei andava a lavorare da sola in campagna, partiva la notte da sola per andare nelle campagne di Mongiuffi Melia, cioè sopra i tuoi anni, tutti tornanti, bui. E allora chiaramente noi le chiedevamo: ma tu non ti scanti, non ti spaventi ad andare di notte così a camminare? Lei diceva sempre: ma io non mi spavento delle cose che mi possono succedere, io mi scanto degli stupidi, perché quelli sono pericolosi davvero. Pericolosi. I gemelli di Guidonia, altri coamici, compagni di viaggio di Fiore. Ciao a tutti. Beh, ovviamente non potevamo esimerci dal fare gli auguri a una, noi, persona, insomma, a una persona per noi importantissima, sì, che possiamo considerare il nostro padre artistico, sì, no? Perché sì, ci ha dato la visibilità, ci ha dato insomma la consacrazione televisiva e artistica. Quindi tanti auguri Carlo Conti. No, Carlo Conti, no, ma Fiorello. Fiorello. No, Rosario, si scherza ovviamente. Tanti auguri veramente dai gemelli di Guidonia, e tu ci hai ribattezzato, ci hai dato il nome gemelli, no? Di Guidonia, quindi, appunto, più di questo ti portiamo proprio sulla pelle, no? E quindi ti vogliamo bene, ti vogliamo veramente bene, Rosario, tanti auguri. Auguri, ciao dai gemelli, auguri Rosario. E vorrei farvi vedere anche un altro dei varietà, di grandi varietà di Fiorello, nei quali ci sei anche tu in qualche modo, e c'è anche Beppe ti ha messo in mezzo, Beppe. Tutti in famiglia abbiamo dei nomi strani, perché Fiorello è il cognome, io mi chiamo Rosario, ad esempio Tindaro, che mio padre e mia madre ogni tanto bevevano, poi ci davano i nomi. No, Tindaro è un nome bellissimo che io ho nella carta d'identità. Mia sorella, pensate, si chiama Catena, proprio Catena. La mia preoccupazione, cioè, voi vedete che quando nasce mio fratello lo chiamano Lucchetto, ho detto... Attenzione! No! Lo sapevo! Cristo! No! 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 Beppe. Che c'è? Ti hanno colpito? Dove ti hanno colpito? Qua. Fammi vedere. Brucia. Ti brucia. Brucia. Leva la mano. No, dai. Fermo. Brucia. Lo so, brucia. Lo so. Il proiettile credo che abbia attraversato lo stomaco, il fegato e il cuore, ma te la caverai. Rosario. Sì. Dimmi. Non ti affaticare, Beppe. Non ti affaticare. Mi sento morire. Lo so, lo voglio vedo. Dirti. Sì. Voglio dirti Beppe, che. Dimmelo. Beppe. Va bene, ragazzi, perché ridete? Perché ci fa ridere? Ma cos'è la storia del flipper? A chi è? Cos'è la storia del flipper che non andava a scuola, giocava a flipper? No, aspetta, sì, che mio padre lo trovava puntualmente dietro al bar sotto casa nostra d'Augusta, sapeva già pure dove si posizionava, quindi quello diceva: papà, che ci fai qua? E quello diceva: no, veramente, che ci fai tu qua al bar, no? E poi lo riportava a scuola, però senza grandi... Cioè, senza grande drammi. Sempre leggerezza. Senti, ma nelle notti dell'ultimo Sanremo, Luca, anche tu scortavi? Scortavo. Fiore che si collegava alle 3 di notte dell'ultimo Sanremo? Stavamo lì 24 ore al giorno, perché noi guardavamo Sanremo insieme, facciamo le prove. Tu ne hai fatte di tutta. Cos'ha questa esperienza di Viva Rai 2
che di diverso dall'altra. Beh, quella era stasera pago io due. Sì. Cioè, ah, pure quello hai fatto? Sì. Ah, certo. E lì poi ci siamo conosciuti pure noi. Ero autrice io allora. Grande. Sì, lavoravamo insieme. Ma ti ha messo sul 7,40 suo, cioè nella dichiarazione dei redditi di Fiorello c'è pure Tommasini. Ma Tommasini giusto? Sta nella dichiarazione dei redditi di tutti, dalla regina di Sabetta in giù. Di tutto. Però il legame con Rosario è stato non solo professionale, no. Sempre a... Noi siamo un po'... Io mi sento parte della famiglia. Ecco. Sì, anche punto. Con... Cioè, siamo, loro sono molto particolari, li vuoi proprio bene a questi grazie. Fiorello. Però a parte quello, poi questa esperienza è unica perché? Perché io non ho mai fatto un quotidiano, mai fatta un'esperienza simile, ma nemmeno Fiore in questo modo. Per cui stavo dicendo prima a Kate che noi stiamo lì e stiamo vivendo qualcosa, un dono sì. Che veramente facciamo, sì, per carità alla gente, ma anche per noi questo è un dono dal cielo. Fiorello è veramente... si sta esprimendo, perché non è soltanto che è nato così. Fiorello ha un mestiere e l'ha imparato, e questa è la messa in scena più bella di tutta la nostra vita. Lunga vita alla creatività italiana, lunga vita a Fiore. Grazie Peppe, grazie Catena.